Cestini pubblici riempiti con rifiuti domestici, ecco l'appello del consigliere comunale Domenico Lo Sappio che denuncia il triste fenomeno in particolar modo a Cannizzano. Contarina per carità fa il suo lavoro, pulisce, però poi ci sono cittadini che tornano evidentemente a lasciare i loro sacchetti o i loro rifiuti di casa nei cestini pubblici e questo non va bene, quindi io credo che questo sia un problema che va affrontato. Nonostante i ripetuti appelli e la ormai consolidata conoscenza delle corrette procedure, ci sono ancora i cittadini indisciplinati. Chiunque passa comunque lascia rifiuti, certo. Sì, anche grandi comunque, chi ha comunque rifiuti nelle macchine, chi passa magari che va a bere fuori e lascia rifiuti, dovrebbe ognuno usare le proprie bidone di casa. Una soluzione sicuramente sarebbe fare più passaggi come fanno in centro a Treviso. E tra i residenti c'è chi ha qualcosa da ridire. Se anche uno volesse portarla al CERV, perché magari non ha il bidone, non c'è la possibilità di portare il secchio al CERV. Per cui uno che ha un secco e non sa dove portarlo, o lo ficca dentro il bidone di un altro o lo butta nei cestini. Per ovviare a questo, secondo me, dovrebbero fare una consegna a pagamento del secco, che se uno non ha il bidone a casa, perché c'è gente che non ha la residenza. Il consigliere Lo Sappio inoltre invita il comune ad intervenire il prima possibile per porre rimedio a questo triste fenomeno, ma non rimuovendo le panchine cittadine. Credo anche che il problema non siano le panchine come qualcuno, in particolar modo il sindaco, sostiene. Ricordiamo tutti il caso di Sant'Antonino, dove appunto una settimana fa, a fronte di un cestino pieno di rifiuti inadeguati, la soluzione individuata dal sindaco è stata quella di rimuovere una panchina.